iniziativa e ringrazio anche. Tra le varie leggi elettorali regionali, che sono tutte discutibili dal punto di vista della conformità alla Costituzione, probabilmente quella umbra è la più incostituzionale di tutte, perché ci sono tre profili di illegittimità costituzionale a mio parere. Il primo è l'aver stabilito un premio di maggioranza al 60% dei seggi, 12 su 20, senza una soglia minima che deve avere i voti della coalizione collegata al candidato vincente per ottenere il premio. Qui direi che la incostituzionalità è patente, è palese. Secondo profilo, in sede di votazione finale in Consiglio regionale si è introdotto anche quello che io definisco premio di minoranza, e cioè gli altri 8 seggi che spetterebbero alle minoranze, se ne è scorporato uno che viene, come dire, regalato, è un cadeau, che viene regalato al candidato presidente arrivato in seconda posizione, il quale entrerebbe comunque in Consiglio regionale, perché la legge stabilisce che se una lista o una coalizione ottiene un solo seggio, quello va al candidato presidente. No, quello viene scorporato, quindi le minoranze si dividono in realtà non 8 ma 7 seggi. E questo ha consentito di avere il voto favorevole di 3 esponenti del centrodestra all'ultimo minuto. Terzo profilo. Si stabilisce che nella coalizione di maggioranza il partito più forte ottiene 10 seggi. Possono ottenere un seggio 2 liste più piccole che abbiano il 2,5% dei voti soltanto. E quindi questo significa che una lista che è esterna a una coalizione dovrebbe avere, essendo 20 seggi in tutto, il 6-7% dei voti per avere un seggio. Una piccola lista che sta nella coalizione di maggioranza col 2,5 ottiene un seggio. È una violazione irragionevole e sproporzionata del principio dell'eguaglianza del voto. Si voterà il 31 maggio, poi vedremo cosa accadrà, cosa deciderà la Corte e quali potranno essere le conseguenze. Io presumo, penso, che quei candidati che supponiamo che fosse dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza, quei candidati che sarebbero entrati in consiglio e sono sostituiti da altri entrati grazie al premio di maggioranza, penso che potrebbero fare ricorso. Ma mi pare molto evidente, si sono messi intorno a un tavolino e hanno detto qual è la legge, alludo soprattutto alla maggioranza uscente, al partito di maggioranza, qual è la legge che ci conviene di più e che ci crea meno problemi. Non a caso non c'è il doppio turno e non c'è il voto disgiunto, cioè quello che consente per le elezioni comunali di votare un candidato sindaco e una lista di una diversa coalizione. E quindi hanno fatto tutto quello che gli conveniva di più, fino alla scelta finale di regalare questo seggio al candidato presidente arrivato secondo, che è stata motivata solo dalla necessità di approvare la legge, non con una maggioranza risicata 16 su 30, ma avendo 3 voti in più di consiglieri del centrodestra.